Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo Vinimecum a domanda rispondo, dove prima di rispondere alle vostre richieste voglio fare una domanda a utente 007, che dopo aver visto il video in cui commentavo le risposte che mi aveva dato alle domande che avevo fatto a sua nonna, mi scrive che riguardo all'altezza intendeva gnomo nel senso di gnomo da giardino e riguardo al cibo intendeva che mangiava ciò che mangiava sua nonna nel senso che se quel giorno la nonna preparava ad esempio, che ne so, il polpettone, allora gli dava il polpettone. Ora, dal modo in cui tu parli di tua nonna a Pina Farina, mi viene da presumere che tua nonna sia ancora viva. Da ciò mi viene quindi da farti questa domanda, ma perché non fai le mie domande direttamente a tua nonna e mi invii ciò che tua nonna ti dice? Perché le tue risposte continuano ad essere comunque vaghe e con le risposte vaghe non servono a niente, perché è come stare su un cavallo a dondolo, cioè andiamo avanti, andiamo indietro, ma alla fine siamo sempre nello stesso posto. E questa è una cosa che nel paranormale continua e continua a perpetrarsi. Prendiamo ad esempio il documentario sui giganti che mi ha segnalato Pina Farina. Alla fine di questo documentario sono segnalate le testimonianze di tre individui che sostengono che quando erano piccoli, scavando nel terreno, hanno trovato le ossa di giganti e poi le hanno rimesse nel terreno, le hanno ricoperte e, stando a quello che dicono, quelle ossa sono ancora lì. Ma se sono ancora lì, perché non andate lì e le tirate fuori in diretta televisiva? Così se le ossa non ci sono, chi ha detto queste cose farà una figura di merda mondiale, che non ne parliamo. Se invece ci sono le ossa, allora qui sarà proprio da riscrivere la storia. Ma io ovviamente dubito che faranno una cosa del genere, quindi andiamo a rispondere alle vostre richieste, cominciando da Laura Novo che mi chiedeva un'opinione sul Reiki, che è, se è quello che penso io, è un argomento che ho incontrato diversi anni fa sul web e che per me è solamente un fake. E continuiamo rispondendo a Warrior Queen 2, che da come mi scrivi, cioè tu vorresti da me che io ti raccontassi la storia delle streghe di Trioria, credo. Ma questa è una cosa che io non faccio, a meno che raccontarti la storia non mi serva per dare una risposta a una domanda specifica. Ma visto che tu domande non me le fai, io risposte non te le do. E terminiamo questo video rispondendo a Leonardo Cardillo che mi scrive: ti volevo chiedere un parere sui vari collegamenti tra Rasputin e il paranormale, ammesso che ci siano, ma siccome in molti libri e film i due argomenti vengono sempre accostati, mi viene da chiederti appunto un parere, se ti va di parlarne. Allora, riguardo a Rasputin, l'unica cosa che ti posso dire è ciò che ho letto in questo libro dedicato a Rasputin e stampato nel 1934, quindi circa una ventina di anni dopo la morte di Rasputin, che stando al libro è avvenuta tra il 29 e il 30 dicembre del 1916. E gli unici eventi che potremmo legare al paranormale sono uno riguardante l'infanzia di Rasputin, che lo vede mentre era febbricitante nel letto, sente dei vetturali che parlano del furto di un cavallo. E a un certo punto Rasputin si alza dal letto, si avvicina ad uno di questi vetturali, lo indica col dito e dice: sei stato tu a rubare il cavallo. Poi gli fa una risata isterica e sviene per la febbre. E poi si scoprirà che il vetturale indicato da Rasputin quel giorno era proprio quello che aveva rubato il cavallo, che era poi una persona insospettabile perché era una persona ricca. Il secondo episodio invece è la guarigione dai dolori dovuti all'emofilia del figlio dello zar e della zarina. E in quel caso diciamo che il modo in cui guarisce il ragazzo sembra quasi una seduta ipnotica. Quindi non so se l'abbia fatto spontaneamente, cioè se Rasputin era consapevole che stava utilizzando una tecnica ipnotica o no, però diciamo quasi tutto. Le vicende legate a Rasputin spingono verso questa direzione, cioè che era un bravo ipnotizzatore, trattenitore e anche attore.
Bene, detto questo, non mi rimane come sempre che ringraziarvi dell'attenzione e vi do appuntamento nel prossimo Venimecum, dove vedremo se rispondere a qualche altra domanda. Quindi grazie ancora e vi aspetto nel prossimo video.